Allora, stiamo andando dal prefetto Pecoraro perché assistiamo i consiglieri comunali di Guidonia che hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale per grandi, gravi irregolarità amministrative. E quindi li accompagniamo a conferire con il prefetto, a cui hanno già inviato tutta la documentazione e che appunto si dovrà esprimere sulla loro richiesta. A seguito di un appuntamento richiesto grazie anche ai parlamentari, portavoce parlamentari del Movimento, per chiedere lo scioglimento del Consiglio Comunale di Guidonia per gravi e reiterate violazioni di legge ai sensi dell'articolo 141 del testo unico enti locali, ma anche richiamando il 143 del testo unico. Cioè, ci sono delle situazioni complessive che attengono alla gestione della Res Pubblica portate avanti dal sindaco, da altri componenti apicali dell'amministrazione, svolti in situazione di incompatibilità, svolti in presenza di cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali o di ruoli all'interno di commissioni aggiudicatrici di appalti, per cui tutti gli atti che ne derivano sono nulli per violazione del testo unico sull'anticorruzione, il decreto legislativo 39 del 2013 articolo 3, e per quanto riguarda il regolamento comunale l'articolo 7, che prevede che persone che siano state condannate per reati contro la pubblica amministrazione non possano ricevere incarichi dirigenziali o incarichi di membri di commissione aggiudicatrici di appalti. E c'è una situazione tale in cui molti dei provvedimenti più rilevanti che riguardano, non so, i servizi cimiteriali, i servizi di tesoreria, il condono, sono stati firmati da un dirigente condannato a 8 mesi di reclusione con condanna in primo grado e che quindi non poteva assumere questi incarichi. Peraltro questo dirigente ha firmato una dichiarazione, affermava di non avere cause di inconferibilità, quindi una dichiarazione che si appalesa come un falso in atto pubblico, e quindi c'è anche evidentemente, poi si vedrà, un rilievo penale alla vicenda, ma sotto il profilo amministrativo questa nullità degli atti compromette l'azione amministrativa. È stato un lavoro lungo, interessante e molto molto duro ricostruire tutta questa faccenda al comune di Guidonia, questa faccenda che riguarda un malaffare, un sistema che a noi proprio non riusciamo a comprendere come possa essere ancora in piedi. È anticostituzionale che ci siano ancora nel nostro paese dei potentati come questo. Il Movimento 5 Stelle è riuscito, ricostruendo atto per atto, prendendo quello che veniva dagli atti presi sul sito web del Comune, gli atti presi come richiesta d'accesso agli atti a volte e molto spesso negati, siamo riusciti a ricostruire una situazione ed è quella che abbiamo prospettato al prefetto. Peraltro non riguardano un solo dirigente, riguardano diversi dirigenti, diverse figure apicali che lasciano evidenziare un sistema, e non solo singole persone, un sistema che si autoalimenta e che neppure il responsabile dell'anticorruzione è stato mai in grado, o non ha voluto, o non è stato capace di denunziare. È stato necessario che il Movimento 5 Stelle in 5 mesi, andasse a verificare atti, andasse a recuperare sentenze di condanna o sentenze nelle quali, addirittura del Consiglio di Stato, nelle quali si afferma che vengono perseguiti interessi privati, o una sentenza ad esempio della Corte dei Conti che coinvolge anche il sindaco per danno erariale, e nella parte emotiva si legge che queste persone hanno perseguito con accanimento un interesse privato a discapito di quello pubblico, quindi in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Una situazione che non riguarda Guidonia e basta, ma riguarda proprio uno schiaffo alla Costituzione, ai cittadini e a quello che veramente i cittadini devono credere, cioè nelle istituzioni. Noi vogliamo riappropriarci delle istituzioni, vogliamo che le istituzioni siano veramente al servizio dei cittadini. Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Sebastiano Cubedo, insieme ad altri consiglieri comunali e a deputati del Movimento 5 Stelle, sono stati accolti dal prefetto di Roma, che ha ricevuto il nostro documento che espone un gran numero di situazioni illegali del comune di Guidonia.
queste situazioni verranno passate alla Procura di Roma e riguardano situazioni piuttosto gravi di centinaia di migliaia di euro di assegnazione del tutto illecite. Abbiamo soprattutto fatto una richiesta di cuore come cittadini e come portavoce, che si parta dal comune di Guidonia per ridare una legittimità alle istituzioni democratiche di questo paese e riportare i cittadini a avere finalmente di nuovo fiducia nelle istituzioni del nostro paese.